tu sei sposata? No. Hai ragione, il marito te lascia, no. Ah, hai ragione. Che cosa sei? Single? E le tue pacche non attirano, no? No, dico, però almeno da un punto di vista da quanto tempo che non fai quella cosa, no? Ti sei dimenticata? Ah, perciò ti metti sempre un culo da fuori, ci può darsi qualcuno. È una specie di promemoria, capito? Non ho capito? C'ha già parlato con questo, è un costume a pandistelle. Ma no, perché? Lei è fidanzata con quello? Sì, non sono bellino, Teddy. No, tu volevi essere dice, guarda, stai facendo il russo solo, hai fatto lo stesso colore del costume, però di lato stai tutto bianco. Da quanto tempo state insieme? Ah, non lo conosci nemmeno? Vabbè, conoscetevi, dai, fate piacere, facete questo, dai. Però non fa sta mano a mosci, tu già ti hai detto mosci, la mano. Ma dici piacere energico. Raffaele, quanti anni hai Raffaele? 31. Da quanto tempo che non fai l'amore? Da 10 giorni, con chi l'hai fatto 10 giorni fa? Ah, con la tua ragazza, che non è lei. Ho capito? Senti, è più carina o meno carina di lei? Dice tu, sia già fostruzzo questo, non posso parlare, hai ragione. No, scusa, poi c'era quell'animatore, fate un applauso a questi ragazzi, sono bravissimi, cioè, yeah, fuori. Adamo, Ah, ma da questa prospettiva è tutta un'altra cosa. Secondo me rimarrai single molto poco. Sì, sì, c'è anche il piercing, tu sei l'unico un piercing coppo costume. No, veramente, cioè, vogliamo far vedere un attimo? No. Mi fate una sfilata tre volte, ma non si può vedere. No, c'era una carina, mi avevano detto che c'era una carina qua. C'era, eri tu quella carina? Non è che hai preso il costume, una taglia, no. No, dico, la taglia è quella. No, perché secondo me, cioè, io capisco che stanno i saldi, allora vabbè, muovo io stesso e la seconda tenga la sesta. Però secondo me no. Ti posso portare un attimo con me? No, un attimo. Dai, che no. No, dai, fate un applauso, vieni, dai, dai, vieni. No, dai. No, facciamo. No, non posso far vedere, ti prego, oh, è uno scoop, si viene tu, ah. Come ti chiami? Rosita. Vedi, Rosita, tutto picciolillo, un uomo picciolillo, costume picciolillo. Però poi... Ma sempre tu ti potessi chiamare Rosa Maria, capito? Senti, Rosita, quanti anni hai? Fidanzata? Con chi? No, non me lo dici, che cazzo me la fotto? No, dico, dov'è? Lui? Ah, che lavoro fa? No, dimmi, dimmi. No, vabbè, speriamo, vediamo nelle sue fantasie a chi volesse questo. Ma chi sei fidanzata? Con Gabriel Gatti, il povero nato te Gabriel Gatti. Zizza e culo casietta, la media 7. Vieni insieme a te. No, dai, però potresti... Vuoi venire là? No, dai, facciamo neanche la tua amica, dai, tutte e due. Dai, che sei messo costume anche alla pubblicità. No, dai, che dici? Sì, c'è una bella cosa. Non ti va, non fa niente. Senti, l'ultima volta che hai fatto l'amore? Ieri sera, com'è stato? Bellissimo, certo, quando si sogna è tempo bello. Io ho un problema quando lo fai veramente. Questi sono quelli, ho visto un paio di ragazzi palestratissimi su discorso, sta chi là faccio fare la pubblicità ogni tanto fa. Possono va con una maledina a casa perché se mi si coppa chi lo scoccia invece sta coppa non lo tira, no? No, però ti devo fare i complimenti, va, eccezionale, va, io cosa darei per tenere che li muscoli? Ma come fai? Quante ore di palestra al giorno? Una? Ah, basta una. Vabbè, se vuoi fare, va, sto tempo ci scrivi, no? Allora, mi dai una mano, cioè mi fai capire? Io già via tre ragazze, le devo portare sul palco, mi fai capire quelle che possono essere? Ehi, mamma mia, gamba ci andanno. No, lei mamma mia, però non ha vista una che secondo me se la fa questa. No, è passata mo. No, è passata mo, non ti distra, è passata mo. Ragazzi, tu andai a chiedere. No, aspetta. No, ma vabbè, però tu li conosci meglio, dai, scegli tu, dai, dai. Facciamo un applauso al nostro sceglitore, dai. Dai, 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 dai. Io vorrei anche lei assolutamente. No, ma io ti vorrei sul palco. La prima volta facciamo un spettacolo di skin, eh? No, vieni. No, no, vieni, vieni, no, mettiti in imbarazzo, non mettiti in imbarazzo, ma devi stare nudo, senti in imbarazzo.
qui, metti di qua, vedi, sistemata qui al centro. Tanto lui sta, oi, ma raccomando, non ti tutto. Un'idea geniale, signora, buona partita, cioè facciamo generazioni a confronto eccezionale, veramente. Non è se guardare. Simone chi? Simone chi che lembra? E a metti butto no? No! Scherzo, se vuoi cazzo, non sono pazziato! Cabaretto! Occhio, va! Oh, ma niente, vedi che scegliere tre cose che stai facendo oggi, viene a pausa dello stone. Posso scegliere? Oh, guarda, che sta accadendo così bello, guarda, vieni. Questo mi tende un costume da Big Bubble, vieni, no, dai, è una cosa scherzosa, un gioco, dai, vieni, vieni. Ti metti in palla e qui ce ne sono. Ehi, avanti, chi è? Chissà? Chissà, pure fa un'ora di palestra. Vai, dai, vieni, tu qua. Come ci vuoi curare? Ah, le scarpe, perché? Chissà le scarpe? Se le danno come gadget allo stone. No, ma chiaramente stanno mettendo cose tutto a prendere. No, 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 ti devi mettere sul palchetto, è chiuso, cioè esse sta a bene, già sta a mezzo, poi dopo faccio anche girare così lei avrà un po' di cosa così. Bene, cioè fidanzato tu, e perché ti stai appoggiando? No, vabbè, no, vabbè, figura di cose così. È uno spettacolo, hai ragione, capare. Un altro poco di Viagra nel microfono, tocco poco, poi ti preoccupare, le casse magari le giriamo l'altro là. Allora, approfitto di voi due per tre, due per tre. Ma tu mi stai induzzando, dovete superare. Avete mai fatto dei provini cinematografici? La prima volta, vieni, se ti faccio fare il primo provino, vieni. Scegli uno dei due, l'uomo dei due, lui, ok, mettiti qua, apri le braccia, mettiti dietro, lieve da manzo qua. Non ti piegare che ti cambio film. Ah no, perché se ti piega, signorina, se si piega cade il diamante e le farfalle volano e vola pure la farfalle isa. Mantieni le braccia, tu ti chiami? Vincenzo. Cosa fai nella vita, Vincenzo? Impiegato. Impiegato in cosa? Sotto Repubblico. Fai manco cazzo, vabbè, danno un buon stipendio, sotto Repubblico, l'impiegato, fai manco cazzo. Vai, apri le braccia, mantieni e avanti. Hai mai visto Titanic il film? Bene, cazzo i film dove vieni, sono delle cave. Matti, dai, non ti attaccare troppo, che sapete che già stai reagendo. Ti chiami? No, ti chiami? Jack. Tu ti chiami? Rose, benissimo, non ti piegare che ti cambio il film. Appena ti pieghi, cicciolina. Cambia tutto. Quindi adesso tu, adesso che cosa devi fare? Devi dire la mettiamo prima la musica che ce l'abbiamo. Ce la fai i problemi. Ecco, tutti con le mani fate il mare. Tu fammi il delfino. Ah, foto il delfino. Signorina, mi fa l'iceberg. Allora, triangolo l'iceberg. Va bene così? Adesso devi dire Rose. Ti fidi di me? Sto volando, Jack. Rose, Jack, ok. Rose, ti fidi di me? Questo è l'orso Yogi. È un cartone animato, non è il film. Rose, ti fidi di me? Sto volando, Jack. Rose, ti fidi di me? Non ti piegare. Cazzo, che narra, vieni. Vai, vai. Rose, ti fidi di me? Sto volando, Jack. Bella, fate un applauso, bellissimo. Anche se questa è la scena nella macchina, però. Sapete che è Parigi, cadini che fa lì. Mettiti qua, eh. No, tu, sì. Ehi, è Fernando. Primo non volevo fare, ma diceva che è un momento. Fermati. Seconda no, vieni. Allora, la seconda è che la terza, chi era? Vieni, 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 vieni. Allora. Attendete che l'ultima lo faccio fare, perché devi cadere a te. Vieni, scegli uno dei due, devi togliere il chiave, sei bella comunque, non ti preoccupare. Vai, io smaltere di salua. Però ci vuole l'ace tu, va. Allora, quale dei due scegli? Ah, ok. No, scusa, ti chiami? Vasco. Cosa fai nella vita, Vasco? Lavoro al pastificio. Al pastificio, è sempre buono, guarda, ha volto un pastaio in casa, lui che cosa fa? Dieta,
Ah, siete tutti e due architetti, state architettando anche il vostro futuro, giusto? No, prima o poi, ho una domanda, visto? Secondo me lui architetta il fisico e tu architetta sei il falline. Vabbè, allora dovete fare. Tu hai mai visto 9 settimane e mezzo? Ma è un film, voglio dire, tu per esempio sei l'oggetto del desiderio, dovresti stare seduto, ma in una seggia non cazzalicchi. No, ci vorrebbe uno sgabellino, una sedia. Ah, tiene pure buoni, intremiale. Oh, è stato con Moe, guarda là, guarda. Questa è proprio la seggia dei registi. Ma vero, è altissimo livello questo qui. Siete, ti vedi? La partita do brasso. Tira un pochino più dietro. Poco poco, perché là da passaporare. Ehi, basta. Più un altro. Allora, la musica fa na na na, lo sai, no? Lo spogliarello, con lui va a chiesa. La pollice non si può. Quando falamo tutti quanti, ragazzi, quando fa sta cosa, tutti quanti, pa, ta, 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 facciamo una prova, dai, metti un attimo la musica. Chi non batte le mani se ne cade il pisellino per sempre e la farfallina vola per sempre. Vai con la musica. Ferma. Non stai sbattendo in mano, ma scarò qui lì. Vabbè, ok. Poi si sente. Adesso, vedi Big Bubble, vedi tutta la Big Bubble. A rossa guardare la Big Bubble, che non è la caramella. Stavo dicendo una cosa, ma la sa dei bambini non la posso dire. Perché la gomma si mastica, la caramella. La gomma si mastica, la caramella si sputa. Si sputa. Cioè questo è uno che mette la caramella in bocca e si sputa. Scusami, la caramella si succhia, vedi che la caramella si succhia. Quindi c'era una fine, cioè volevo fare un riferimento a fine, vieni. Non ti preoccupare che non te la faccio fare la caramella. Però, sei pronto? Allora, tu sei Mickey Rourke. Beh, veramente si pare c'è un Mickey Mouse. Però sei Mickey Rourke, lei è Kim Basinger. Il film è 9 settimane e mezzo. Quindi volete fare, capito? Quando parte la musica? Capito? Parte la musica, devi girare attorno a lui, capito? Insomma, tanto devi fermare quando il costume prende volume. Sto scherzando, sei col fidanzato, quello, un bodyguard. No, lei ha da fa peggio, non... No, no, scherzo, vai. 3, 2, 1, vai. Ci fa effetto a Isa, ha fatto effetto a me. No, vabbè, capita, ragazzi. Allora, beh, ti puoi alzare. Terza ragazza, ti siedi. Ce l'abbiamo un'altra sedia? Se ti rimane una sedia, voglio, siete proprio famous, proprio, siete famous. Vedi, quando uno dice salvataggio, chi si chiama salvataggio, bravo, ok, bene. Ti fai un po' più là, grazie. Scegli uno dei due uomini in lista. No, guarda, guarda, questo è un fatto importante. Con quali credi di avere più affinità, più attinenza? È indifferente, cioè sono processi tutti e due, che significa indifferente? Scegliene uno. Quello biondino, ok, biondino mi piace, ok. È modesto, però se si impaccia un bel sorriso, sì. Ah sì, se ne chiude i capi, ci ho fatto i complimenti. Ti chiami? Lina. Jessica. Jessica. Ti chiami? No. Bravo. Poi ho capito te. Mi ha sorpreso. Beh. Allora adesso tu sei solo a casa, chiami l'166, risponde Jessica. Chiaro? Risponde Jessica. Digita il numero. C'è uno in un cellulare. Stai guardando un ping pong. Vabbè. Squill, ci abbiamo un trillio. Ce l'ha. Dietro un trillio. Ciao, sono il film. Dietro un trillio. Vabbè, mi fate il trillio per favore. 1, 2, 3, trillio. E pecora. Risponde Jessica, pronto? Pronto? Sì.
io ho capito che stai solo a casa, però non è che c'è, cioè, già stai con cosa. Stai in accappatoio, calmo, che la telefonata è appena cominciata. E che cazzo? Ha cipiato giù a rapatra la spiaggia. Ah, calmo. Squilla così, dritto, pronto? Pronto? Ciao. Come mai mi hai chiamato? Come mai mi hai chiamato? Per aiutarmi un po'. Non ci cagai. Aiutarmi? Ah, per aiutarti nella tua opera di bricolage, di fai da te, ok. Dice, senti, Jessica, come sei fatta? Come sei fatta, Jessica? Sono Mora. No, no, stiamo a te, cioè, sto elencando, sono Mora. Occhi castani. Stai facendo la testa di identità. Quindi sapevi zizzo, cioè. Sono Mora, testa così, va bene, infatti. Chi l'ha una telefonata erotica? Si viene avuto telefono azzurro. Capito? Fatelo un cazzo d'applauso ogni tanto. Guarda, allora, terza. Terza? Ma a scuola hai fatto la terza? No, no, terza, vai, poi. Taglia. Terza taglia. Coppa C. Coppa C, che sarebbe? Dopo che c'è un rotondo. Coppa di champagne. Ma a me pare una cascetta. Vai, poi? Poi? Di vita, non lo so. Di vita breve. Si continua così, vita brevissima. Di vita. Complimenti per gli orecchini, sei fantastico. Ti mi sono il lampadario, ci devo. Vita e poi, vabbè, tutta da scoprire. Dice, tu invece quanti centimetri? Tu invece quanti centimetri? E te la faccio scoprire da vicino. Ma sono scemo, cagella non bene proprio, se tu non devi annunciare. Beh, mai comprare la scatola di casino, manzottino, ma. Dice, no, sono i centimetri. Che lui?